Buongiorno a tutti e ben sintonizzati su OK Italia Parliamo. Nelle imprese italiane, chi più chi meno, sono state tutte colpite dal lockdown imposto a seguito della pandemia del Covid-19. Hanno chiesto le imprese e continuano ancora oggi a chiedere a gran voce aiuti per ripartire. Da una parte si chiedono aiuti in termini di liquidità e di ammortizzatori sociali e dall'altra aiuti concreti per far decollare nuovamente l'attività. Oggi il nostro ospite ad OK Italia Parliamone per parlare di imprese, sviluppo ed economia del nostro paese. Abbiamo il presidente della Camera di Commercio di Cosenza e presidente anche di Unioncamere Calabria, Klaus Algeri. Buongiorno Algeri, ben arrivato. Buongiorno, grazie. Algeri, uno dei grandi problemi immediati delle imprese a causa dell'emergenza Covid-19 è stata senz'altro la mancanza di liquidità. Situazioni eccezionali sappiamo che richiedono risposte eccezionali ed urgenti. E tu, in una riunione convocata d'urgenza lo scorso 4 aprile, hai fatto approvare dalla Giunta della Camera di Commercio di Cosenza un bando chiamato Ripartiamo Insieme, con l'obiettivo di sostenere le imprese cosentine in questo momento di forte crisi di liquidità. Come Camera di Commercio avete avuto poi, possiamo dire, il ruolo di apripista perché dopo di voi tante camere di commercio hanno fatto bandi specifici in tal senso per coprire i costi dei tassi di interesse dei finanziamenti concessi da banche, società di leasing e altri intermediari. Come funziona il bando Ripartiamo Insieme e soprattutto quale risposta c'è stata? Grazie della domanda. Partendo anche da qui, voglio precisare che noi ci eravamo reso conto da subito che andava fatto un intervento sulla liquidità. Non c'era bisogno di capirlo e né fare riunioni. Siamo tutti imprenditori all'interno della Giunta e del Consiglio, quindi l'avvertevamo personalmente su tutto questo. Ma oltre alla liquidità erano i tempi, quindi ecco la certezza nei tempi. Quindi è fatto tutto in fretta e devo dire, anche se io non sono poi così a cuor leggere molto sulla burocrazia, la critico molto la burocrazia, ma quella burocrazia che non funziona. La burocrazia per me significa risolvere i problemi anche dell'Italia. Abbiamo dimostrato di fare una burocrazia zero, perché ci è arrivato il bando, il prototipo del bando dell'Unioncamere, che io ringrazio su questo. E ci è arrivata la mattina, il pomeriggio abbiamo fatto la giunta, addirittura mi pare che era di sabato quel 4 aprile, ma nel pomeriggio il bando era già in online, era pubblico, quindi aver lavorato con una burocrazia così a zero e dare delle risposte alle imprese è stata una grande soddisfazione e poi abbiamo avuto i risultati anche dopo. Il bando dopo 7 giorni abbiamo fatto già la prima liquidazione. Ma la cosa bella di questo bando è dare i soldi veri e curarlo, perché siamo più di un attore, perché è vero che noi diamo gli interessi, ma poi devono funzionare le banche, poi devono funzionare le organizzazioni di categoria, le associazioni, e poi in qualche modo la Banca d'Italia deve controllare. E poi dipendiamo dalle ISMEA riguardante l'agricoltura, ma dipendiamo anche dal Medio Credito Centrale riguardante la garanzia. Ecco, la cosa bella è stata che dopo un mese dal bando noi abbiamo proposto a tutti questi attori, insieme con una videoconferenza, con le associazioni di categoria, di rivederci e vedere che cosa non funzionasse. Erano tante le cose che non funzionavano. Le banche non erano pronte, il Medio Credito Centrale ci ha sollevato un problema enorme e che poi subito dopo, insieme all'Unioncamere, con un parere abbiamo risolto un problema nazionale, perché ci dicevano che chi aveva la garanzia al 100% non poteva accedere poi in qualche modo al bando che noi avevamo. Abbiamo risolto questi problemi. Quindi, come dire, tutti gli attori istituzionali hanno iniziato a parlare tra di loro per un'unica volontà verso le imprese. E ci siamo riviste più di una volta. L'ultimo incontro l'abbiamo fatto qualche giorno fa e abbiamo visto che tutti i problemi che c'erano prima sono in qualche modo stati risolti, quindi abbiamo più pratiche che ci arrivano, abbiamo un tasso di interesse che in realtà sono scesi, abbiamo in realtà un Medio Credito Centrale che ci ha detto
che ha 5.200 fiduzioni già date alle banche, quindi le banche devono ancora accelerare. E siamo arrivati che dal Covid-19 in poi a liquidare oltre 800.000 euro, perché l'altra novità nostra è quella che noi liquidiamo ogni settimana, quindi non aspettiamo la chiusura del banco. Questo abbiamo visto con interesse che all'interno di Union Camere adesso tutte le camere di commercio italiano, chi in più, chi in meno, allo stesso modo nostro o differente, in realtà stanno proponendo questo bando. E l'ultima proposta anche all'Union Camere è quella di fare questi incontri non al tavolo nazionale, ma incontri provinciali, perché poi ogni provincia ha la sua banca, la sua problematica. Questo è, ecco, un nuovo modo di fare. E come dire, di cambiare quegli standard che ogni Camera adesso dovrebbe mettersi in discussione per il domani, perché le imprese stanno anche cambiando. Ecco, una cosa molto importante, Algeri, la Calabria rappresenta il 2,6% del totale delle richieste dei finanziamenti erogati in Italia. E il 35% di questo valore è riferito soltanto al territorio cosentino. Le banche sono un problema, lo sappiamo anche a livello nazionale, perché nonostante le tante richieste sono in molti casi anche un po' restie a concedere questi finanziamenti, pur con la garanzia dello Stato, che sappiamo è anche all'80% o il 90%, ovviamente poi con anche la possibilità di avere una copertura aggiuntiva con il Confidi. Parliamo dei finanziamenti fino alle 800.000 euro, mentre ricordiamo che quelli che erano 25.000 euro portati a 30.000, c'è la copertura 100% dello Stato. Però in tanti, anche in commissione banche della Camera, ovviamente si lamenta una non collaborazione da parte dell'istituto bancario. Questa mancanza di collaborazione veramente forte, perché le banche sono strozzate dalla mancanza di liquidità, non rischiano di portare le imprese nelle braccia del vortice della criminalità organizzata, che purtroppo dobbiamo ammettere che ha dei tempi di erogazione più veloci ed anche, ahimè, meno burocrazia? Ma guarda, questo c'è stato anche un sondaggio da parte di Confcommercio, specialmente al sud. Noi l'abbiamo cercato di risolvere, nel senso che questi incontri in qualche modo poi spingono e portano alla realtà anche all'ABI, quindi alle banche, di accelerare. Che ci sia questo problema non è un problema, perché l'ho detto io, su questo io ho fatto un'intervista abbastanza pesante, forte, che ha creato qualche malumore molto forte su questo, ma ho sempre detto, non lo dico io, l'ha detto la magistratura, e quindi c'è la preoccupazione, ma noi l'avevamo talmente anticipato che abbiamo subito pensato alla liquidità e veloce. Però permettimi di dirlo, in questo momento, almeno da parte nostra, più che la regione, che c'è una grande volontà politica, devo dire, forte, ma anche dalla parte dello Stato, Stato generale, la liquidità, sono i tempi che non arrivano, e i tempi sono fermi da quella burocrazia che sta rallentando. E io ho lanciato un messaggio molto forte, che la burocrazia, specialmente in Calabria, specialmente negli uffici regionali, è peggio dell'andrangheta. È stata una provocazione molto forte. Un messaggio molto forte. Molto forte, me ne piglio la responsabilità, e quando qualcuno sono disponibile anche a essere qua. Ma è forte perché ci rallenta, e non vorrei che poi arrivino gli altri. Allora, il messaggio che io ho dato, specialmente a quelle che in questo momento sono in difficoltà, e prima di pigliare qualunque altra decisione, io questo lo riconfermo forte. Così qualcuno, quando mi dice che mi devo rivedere nel mio parlare, io invece li confermo nel mio parlare, perché vivo il territorio, claro. Prima di prendere qualunque decisione, che andassero dall'associazione di categoria, che andassero nelle camere, perché siamo vicini a loro in questo momento. Certo, se arrivano prima loro, noi abbiamo fallito. Però tengo pure a precisare che molte imprese, solo nella provincia di Cosenza, 5.200 pratiche che il Medio Credito Centrale ha già dato la garanzia che la banca dovrebbe muoversi a poter dare del denaro. Ecco, la burocrazia sta anche lì, e quindi voglio far capire anche alle banche, senza polemiche, perché abbiamo un ottimo rapporto e siamo risolventi tantissimi problemi con questi incontri, devo dire, devono accelerare ancora di più. Capisco pure che loro ci dicono che non erano abituati a questo tipo di finanziamenti, a questa mole di tutto ciò, ma non eravamo neanche abituati noi. E se noi in realtà dobbiamo rappresentare le imprese, se le banche vivono per le imprese, noi dobbiamo mettere tutte le nostre forze
per le imprese in questo momento, anche perché dobbiamo fare squadre noi, perché permettetemi di dirlo, lo Stato ancora non ha riaperto, lo Stato ancora è chiuso fino al 31 luglio, quindi ricade tutto sulle nostre spalle e questa è un'altra problematica anche della burocrazia. Questo è vero. Beh, Presidente, tra i settori maggiormente colpiti da questa inaspettata e diciamocelo imprevedibile crisi ci sono soprattutto il turismo e la ristorazione. Il turismo d'altronde è una delle nostre risorse più preziose e la Calabria io penso che abbia un grande potenziale ancora inespresso in questo campo. Come sistema camerale a livello nazionale con Unioncamere avete lanciato una proposta per aiutare questo comparto per rilanciare la vacanza in Italia. Il bonus Italia parte da un'idea appunto partorita all'interno del sistema camerale. Di cosa si tratta e in che modo può aiutare questo comparto? Ma io penso che questo comparto può aiutarlo tantissimo. È partito da noi e io ne ho fatto anche in qualche modo, l'ho presa per portarla anche all'interno della nostra regione e l'abbiamo anche proposto come associazione di categoria che noi insieme a tutte le altre. Voglio lamentare che la Calabria non è sempre poi fanalina di coda quanto i corpi intermedi funzionano e quanto la burocrazia funziona, perché questa regione, su indicazione, siamo stati i primi a fare il patto sociale, quindi tutte le organizzazioni di categorie, tutte hanno fatto un patto sociale nei confronti anche della regione per essere ascoltate prima di prendere decisioni. Questa la regione lo sta facendo e l'abbiamo proposto, tant'è vero che nei bandi della regione ci sono tre tipi di bandi dove dicono: cari calabresi, se voi rimanete in realtà all'interno della nostra regione noi vi paghiamo il soggiorno. Un altro bando che la regione, su proposta anche nostra, devo dire che io ringrazio il governatore e anche gli assessori della loro disponibilità, è quello di dire: venite da noi, noi vi diamo perfino anche l'assicurazione nel caso in cui, ma in qualche modo vi diamo anche una certa cifra per la ristorazione, quindi aprire questi voucher, perché noi pensiamo che non esiste industria in un modo particolare in Calabria, ma l'unica vera industria sono i nostri tre parchi, che sono parchi europei, dal Parco della Sila, dell'Abruzzo, del Pollino, e sono quindi nel nostro ambiente, sono gli 800 chilometri che abbiamo di costa, sono i nostri beni, dal Bronzo di Diaci di Reggio Calabria alle grotte di Papa Sidre, parliamo di 20.000 anni fa, quindi è la nostra bellezza. Quindi quello che in realtà all'interno dell'Unione è stato proposto al governo, ne abbiamo fatto portavoce, perché noi crediamo che la vera industria nostra è esclusivamente questo. Se questo inizia a funzionare, quindi la politica ha già delegato, la politica ha già approvato, è la burocrazia che è lente. Chiaro. Se in realtà si riesce a combattere questo fatto della burocrazia per il bene di tutti, tengo pure a precisare che non tutte le colpe sono della burocrazia, perché ci sono delle leggi che non riescono in qualche modo a poter far sì che loro possono accelerare, però nemmeno quando si fa una delibera le prime 7 pagine su 8 sono visto dal 1944 per fare la proprietà, anche difficile di leggere. Siamo tutti addetti ai lavori. Bene, Algeri, la Camera di Commercio di Cosenza sotto la tua guida si sta dimostrando, lo dimostri anche in questa intervista, particolarmente attiva e dinamica. Lo scorso maggio, quindi anzi dallo scorso maggio, se non ricordo male, i primi del mese di maggio, siete entrati ufficialmente tra le 5 organizzazioni del settore pubblico italiano all'interno del Global Compact, che è l'iniziativa strategica di cittadinanza d'impresa più ampia al mondo, che è stata lanciata dall'ONU proprio per incoraggiare l'adozione di politiche sostenibili nel rispetto della responsabilità sociale d'impresa. Rispetto dei diritti umani, del lavoro, dell'ambiente, lotta alla corruzione, questi in poche parole sono i punti portati avanti nel Global Compact. Tu hai accettato una sfida, possiamo dire, non da poco, ma la domanda è: la tua giunta e soprattutto il tuo territorio sono tutti pronti a seguirti in questa sfida? La mia giunta e il mio consiglio a questa presidenza lo è pronto, perché lo ha preparato, e se lo è pronto il territorio lo andiamo a sfidare il territorio. Io devo avere che il territorio è stato, non se ne è accorto, ma non se ne è accorta neanche la stampa, che la stampa è molto distratta su alcune cose, perché nella burocrazia ci metto anche alcuna stampa, anche la stampa di Stato. Sono qua disponibile, qualcuno mi vuole contattare in questo.
però devo dire che c'è una buona politica. Il governatore se ne è accorto subito e guarda caso ci ha dato anche nei 10 temi che noi abbiamo, di quelli che ne ha nominato, di rivolgersi verso la burocrazia, e per questo noi insistiamo su questo, stiamo lavorando. Di volte deve essere il mondo del lavoro, anche all'interno camerale. Noi siamo stati per ben 2 volte con il premio Olivetti, siamo anche all'Ops come Open Camera a Cosenza. Sul discorso dell'ambiente, ma guarda caso noi con un progetto Elena stiamo cercando di mettere insieme i comuni e far partecipare a quel bando di 8-30 milioni e anche le imprese con la Banca Bay, che è la banca più grande al mondo. Quindi su questi temi noi eravamo già pronti con dei progetti da poter realizzare. Adesso aspettiamo che il territorio ci dia delle soddisfazioni abbastanza forte. Noi rappresentiamo le imprese, quindi andiamo diritto verso le imprese con i corpi intermedi. Ma io spero che oltre alla Giunta, oltre alla Presidenza, oltre al Consiglio, oltre allo stesso governatore che è uscito subito con un comunicato stampa, me l'aspetto da tutti i corpi intermedi messi insieme. Perché sai, come dice Giuseppe De Rita, quanti corpi intermedi funziona, poi governano la città, poi governano la giunta. Non perché ci sia un grande sindaco o un grande governatore o un grande assessore, perché ci sono i corpi intermedi che funzionano. Ecco, i corpi intermedi in questo modo e in questa fase sono diventati talmente importanti. Vedi Stati Generali, i corpi intermedi sono lì sul campo a dire la loro. Questo è vero, ma oramai è chiaro anche a tutti che stiamo tornando ad una nuova normalità nel paese ed anche il mondo del lavoro e i suoi cicli produttivi dovranno necessariamente adeguarsi a questi cambiamenti. Tipo, cito ad esempio, smart working è un qualcosa con cui dovremo imparare a convivere, così come anche con l'e-commerce che ha avuto un grande sviluppo anch'esso durante il periodo di lockdown. Per le imprese attrezzate ad attrezzarsi in tal senso, cosa avete previsto? Ma guarda, io sullo smart work faccio delle critiche pesanti, perché sempre che sia soltanto dell'ente pubblico, che in realtà mi sento un governo, un ministro che mi dice bisogna ancora accelerare di più. Per fare lo smart work dobbiamo prima noi formare le imprese e i cittadini che non lo sono. E io non accetto le critiche di chi all'interno del sistema pubblico dice ah, ma noi siamo avanti, ma le imprese no. Sì, ma voi le imprese non le avete formate, avete soltanto sprecato una marea di denaro e messo in postazione persone che non sanno neanche che cosa sia il digitale. Perché il digitale non è né telefonino, né, ma magari quando vado in ufficio li vede batto sulla tastiera in quel modo, giusto per dire che io sono digitale. Allora, il problema è noi come Camera di Commercio stiamo organizzando da settembre, perché la grande novità sarà che, e la dico qui in anteprima, non lo sa neanche il mio segretario generale, neanche la Giunta, io voglio ridefinire gli standard delle Camere di Commercio, partendo da Cosenza, non nazionale. Io mi vedo la mia Camera di Commercio, perché la mia Camera di Commercio da settembre, quando lo Stato aprirà finalmente, perché noi siamo chiusi ancora, cioè le imprese lavorano ma lo Stato è chiuso, questa è anche lo smart worker, voglio dire, come fanno a dare alcuna assistenza. Quindi l'impresa può rischiare, lo Stato lo sta rischiando in questo momento. Non diamo un buon esempio come ente pubblico. Io vorrei ridefinire gli standard di una Camera di Commercio, perché come noi l'abbiamo lasciata a febbraio, ritroveremo che quella Camera non funzionerà più. È vero. Io ci provo a farlo verso la mia. Noi dobbiamo in qualche modo già avere quattro persone competenti, 4 ragazzi, che vado dalle imprese e farle rendere più digitale possibile, ma la piccola impresa, perché la grande impresa, il digitale, sono fatte da sé. Assolutamente. Noi non possiamo coprire la grande impresa, anche perché queste milioni di imprese che abbiamo in Italia, vi faccio il caso nostro, su 211.000 in Calabria, l'89% sono piccole e medie imprese. Noi faremo in modo di andare da loro e rendere digitale, ma anche la cosa più banale, farla funzionare sui social, metterli in rete, per far sì che poi loro possono chiedere quel servizio alla Camera, perché se la Camera diventa digitale e non lo è le imprese, non è come il comune che vuole essere digitale ma la pensionata va sempre al comune e quindi devono assistere. Ecco, se si fa un progetto del genere possiamo parlare di digitalizzazione. Questo è giustissimo. Un altro tema molto importante, sappiamo tutti che il Made in Italy è uno dei punti di forza della nostra economia. Bisogna tornare ad esportare ed è quanto mai fondamentale in un momento come quello attuale per cercare nuovi sbocchi. Quale supporto dal tuo sistema camerale arriva alle PMI sul tema dell'internazionalizzazione? Guarda,
le camere non potevano andare all'estero. Noi firmiamo il 25 con il presidente Sancalle che la Camera di Commercio di Cosenza, nonostante il Covid-19, ha talmente operato con Giunta e Consiglio, con le videoconferenze, che noi abbiamo aderito a Promos. È un sistema di riunione camere a livello nazionale e noi avremo una quota del 7%, saremo la terza quota azionaria o la quarta in Italia, con una sede su Cosenza. Questo può far sì che noi prepariamo tutte le nostre imprese, specialmente quelle universitarie, perché abbiamo università d'eccellenza, specialmente nel digitale, ma anche sull'agroalimentare. L'agroalimentare in Calabria è forte, ma non riesce ad andare fuori, perché noi non abbiamo quantità di prodotti da vendere chissà come, abbiamo qualità di prodotti, quindi dobbiamo vendercele bene, ma i nostri imprenditori vanno preparati. È stato un investimento importante che noi, quindi il 25, io fermerò insieme al presidente Sancalli davanti a un notaio questa quota azionaria che la Camera di Commercio di Cosenza ha già acquisito, anche già con il parere del Ministero, e quindi avere qui la Promos a Cosenza per preparare e per accompagnare, per prendere per mano le nostre imprese e portarle all'estero. Molto bene, io ringrazio Klaus Algeri per la sua passione anche che mette nella guida di questa Camera di Commercio, che indubbiamente ha fatto da apripista, l'abbiamo detto prima, anche a tante altre, per poter essere al fianco e supportare le nostre piccole e medie imprese in un momento assolutamente critico per la storia del Paese e per la nostra economia. Ringrazio i nostri ascoltatori, l'appuntamento ai prossimi incontri. Grazie ancora, Presidente. Grazie a voi, e la mia passione deriva dalle imprese, essendo un imprenditore, la passione degli imprenditori di mettersi in gioco in questo momento, e noi l'abbiamo già fatto. Molto bene, buona giornata a tutti. Grazie.